Oggi la ricerca scientifica rappresenta uno strumento fondamentale per la lotta contro le malattie. Fare ricerca significa raccogliere informazioni, fare esperimenti, interpretare i risultati, valutando se questi confermano o meno tutte queste ipotesi. Un mondo popolato da figure professionali unite da uno scopo comune: la salute della popolazione. Chi sono i protagonisti della ricerca? Il ricercatore? Il medico? L'industria farmaceutica? L'agenzia regolatoria? Le aziende specializzate in dispositivi medici e medicina digitale? Ed il paziente? Il paziente è quindi il nuovo soggetto che partecipa a pieno titolo al processo di ricerca. Non è più un semplice utilizzatore di uno studio clinico, ma un coprotagonista indispensabile come fonte di informazioni utili per la ricerca. Secondo una direttiva europea del 2014, gli Stati membri dovrebbero assicurare la presenza di un paziente o di una organizzazione di pazienti con le competenze e l'esperienza necessaria per valutare una domanda di autorizzazione a condurre una sperimentazione clinica. Perché in fondo, chi più di un paziente può comprendere davvero la malattia e tutti i suoi risvolti dal punto di vista fisico e psichico? Per partecipare alla pari e contribuire alla buona riuscita della ricerca clinica, nasce la nuova figura del paziente esperto EUPATI. Partendo dall'esperienza di malattia propria o di un suo familiare, il paziente esperto EUPATI decide di affrontare un percorso di alta formazione sulla ricerca e sullo sviluppo di farmaci e terapie innovative. Un percorso di studio molto impegnativo, con un'impostazione a moduli di tipo accademico, in cui si affrontano diversi argomenti che ricoprono tutto il ciclo di vita di un farmaco e delle tecnologie medicali. Una volta formato, il paziente esperto EUPATI metterà a frutto queste competenze al servizio di tutta la comunità. In considerazione degli innovativi sviluppi sulla intelligenza artificiale, è fondamentale lavorare insieme per favorire una ricerca di migliore qualità e curare anche le malattie più rare. We EUPATI.